Mamma mia, che giocatore che abbiamo in difesa. Milan Skriniar ha fatto delle dichiarazioni da intervista. Ha vinto il premio Slovacchio come miglior giocatore slovacco nell'occasione. Ha ribadito che lui rimarrà all'Inter. Perché si sente bene e perché sono contenti di lui. È al centro del progetto di Inzaghi. Milan Skriniar, da che doveva andare via con Conte, a essere rivitalizzato dallo stesso Conte e rilanciato da mister Inzaghi in prima linea. E Milan non ha disatteso le attese, scusate il gioco di parole. Il premio vinto, dice, è una ricompensa per il lavoro svolto quotidianamente, gli allenamenti e le partite. È una ricompensa che ti dice che tutto quello che fai ha davvero senso. Parole da vincitore. Parole da vincitore, da professionista qual è? Grande Milan. Credo che migliorerò ancora di più. Beh, sì, il miglioramento non finisce mai di esserci. Milan, grande, grande. Cerco di lavorare anche sul punto di vista mentale. Già mentalmente stai due passi avanti rispetto agli altri. Mi ha aiutato molto il fatto che con l'Inter siamo riusciti a vincere lo scudetto. Tu sei vincente, sei vincente. Era scritto che lo vincevamo. Poi ci siamo vicini anche quest'anno, ecco. Ecco le parole su questa stagione. Anche se ora siamo un po' attardati, ma credo che torneremo a vincere. Grande, così, così si ritiene l'ambiente a posto. E sulla graticola. Allo stesso tempo, perché devi essere spronato a fare di meglio. E perché così il gruppo si unisce ancora di più intorno all'obiettivo da raggiungere. Negli ultimi anni il campionato italiano è più equilibrato, vero? Soprattutto questo. Purtroppo abbiamo sbagliato diverse partite. Anche queste, è vero. Milan e Napoli ci hanno sorpassato, ma abbiamo ancora una partita da recuperare, lotteremo fino all'ultimo turno. E su questo non ci piove. Non è che smetti dall'oggi a domani di giocare. E non puoi smettere affatto di credere a quello scudo, che sarebbe il ventesimo. E poi continua. Spero che alla fine ce la faremo, giustamente. E poi parla del rinnovo, perché gli hanno fatto la domanda sul rinnovo. Penso che rimarrò all'Inter. Ho un contratto fino al 2023. Vedremo se i dirigenti del club mi proporranno un nuovo contratto, ma credo di sì. Perché? Perché lui è l'unico Milan che vige a Milano. Intervista. Credo siano soddisfatti delle mie prestazioni, vediamo. Ma penso che rimarrò. Queste sono le parole di un vincente, ragazzi. Milan Skriniar deve rinnovare il contratto fino al 2027, probabilmente 4 anni di contratto, tanta roba. E su di lui verranno gettate le fondamenta della difesa, ma anche della squadra. Perché De Vrij e Bastoni, ovviamente, De Vrij se ne andrà. E
E potrebbe arrivare Bremer, ma questo lo lasciamo in un altro video. E poi il centrocampo, Brozovic ha rinnovato fino al 2026 e Vidal se ne andrà e vedremo, vedremo. Forse anche Vecino. Ma le parole di Milan Skriniar fanno ben sperare il popolo interista. E ragazzi, anche la nazionale slovacca, perché se hai un giocatore nel club così nazionale del triplo. Bene, grande Milan e grande Milan Skriniar, ovviamente. E continuiamo così, lottiamo su ogni pallone, come dice Milan, e poi si vedrà la fine. Se cuciremo sta seconda stella sullo scudo. Però niente da dire. Grande, 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 grande intervista, grandi parole. Parole sempre rivolte al gruppo. Al gruppo, alla squadra, alla dirigenza meno. E sempre positive. Perché Milan Skriniar è una persona positiva. E mette allegria all'interno del gruppo Inter. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale per il rinnovo di Milan Skriniar. Si attenderà, però a quanto dice ci sarà, speriamo bene, perché perdere Milan Skriniar l'anno prossimo sarebbe un peccato mortale, ma siamo tutti fiduciosi, il primo è proprio lui e allora aspettiamo. Like, commento, iscrizione al canale e niente. Ci vediamo al prossimo video, domani. Domani c'è post partita di Italia Macedonia, perché domani è giovedì e c'è il primo playoff per andare a Qatar 2022.